Sul amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo insieme alla sfida dell'eredità. Allora, come avete già visto prima, mi è arrivato il consiglio da parte di Anna e lo sta chiedendo a suo padre, a Dean, anche perché in questo momento Arianna è al lavoro, qui in ospedale, quindi... Allora, ma io chi sono? Io non so bene cosa voglio fare da grande, mentre tutti i miei amici sembrano avere già deciso. Come faccio a decidermi anch'io? Dean, consiglia, scegli qualcosa che ti piace o non c'è da preoccuparsi, hai tutto il tempo? Io credo la seconda, non penso che lui le vorrebbe mentre l'ansia, quindi dice no, vabbè, non preoccuparti, vedrai che lo capirai quello che vuoi fare. Però lei al momento cos'ha per caso? Qualche sbalzo d'umore? Tra l'altro tra pochissimo... è il compleanno sia di... Oh cavolo, non ho finito di arredare il seminterrato. Vabbè, pazienza. Sarà il compleanno di Dean, che purtroppo per me diventerà anziano. E anche il compleanno di Savannah. Invece di lei sono anche felice che mi cresca. È Dean che non vorrei vedere invecchiato. Savannah, amore mio, cosa stai facendo? Perché sei qui piantata? Ti avevo detto di andare in bagno e di farti una doccia, io veramente. E lei è furente, perché? Non sto bene, per aver avuto uno sbalzo d'umore. Sei inesplicabilmente in preda alla rabbia. Scusate, c'ho un po' di... un po' di tosse. Sei inesplicabilmente in preda alla rabbia. A volte è difficile essere adolescenti. È complicato tenere sotto controllo le emozioni. Però è stato un bellissimo giorno scolastico. Oggi varrebbe decisamente 10. Però ancora non hai 10. Ma potrebbe arrivare ad averlo molto presto. Lui l'ho mandato a pulire un po'. Poi ti puoi occupare un attimino. Dio, lui non sta bene. Dimmi che ho un dolcetto del benessere, ma non ce l'ho. Porca miseria, questa cosa non ci voleva. Bene, sti panni lezzi. Vabbè, Dean, fammi la cortesia. Poi portiamo subito fruga nelle tasche e porta nella cesta. Cioè, sono sporchissimi. Lurido. Asciutto. Perfetto. Forse è il caso di fare il bucato. Aggiungiamo la lavatrice, dai, già che... Adesso ti portiamo dal veterinario, subito. Chi è che piange? Anna? Anna, tesoro. A proposito, Valuccia Sims mi aveva chiesto di vedere meglio Anna in viso, perché non l'aveva vista, ora certo è arrabbiata, quindi la vede con un'espressione non proprio carinissima. Spero che sia un primo piano sufficiente. Comunque le faccio anche qualche foto, così la vedrai nel mio profilo Facebook. Che le foto, ricordo, le metto nel profilo Facebook. Bene, stiamo per andare in lavanderia. In lavanderia, dal veterinario. Allora, siamo arrivati dal veterinario per vedere di curare la nostra piccola Frida, che non sta per niente bene. Quindi registriamolo subito per essere curata. Poi già che ci siamo arrivati, non stare a perdere tempo, registrala. E poi già che ci siamo, acquistiamole queste medicine, perché un domani ci faranno comodo. Frido, amore, non ti preoccupare, ti passerà tutto tra poco. Il veterinario si occuperà di te e io controllerò che ti tratti come si deve, altrimenti se la vedrà con me. Prendiamone 5. E basta.
Boia, 250 Simoleon. Amore, no, non ti preoccupare, ora arrivo. Forza, sbrigati perché la mia piccolina sta male. Dai, non ti preoccupare. Facciamo parla con. Anzi, no, facciamola mangiare. Tu siediti. Tu socializza con il tuo amico. Chi è questo Sandip? Ma sì, socializza anche con lui. E potresti socializzare anche con lei, una femmina, insomma, ogni tanto. Tu prenditi cura di te. Tu non lavori sodo o male. Tesoro, mi guardi il cane per cortesia? Dai. Non mi sta cagando. Eccolo. No, vieni a pulire. Cortesemente. Oddio. Piccolo. Anche lui sta male. Ma invece di cantare, no, veramente. Io devo sempre litigare con questi. No, scusami, ora ma stufato, ci litigo, veramente. Possibilmente ci fo pure a botte. Con chi ha già litigato? Con qualcuno ho già litigato. Puoi cortesemente guardarmi dal cane? Tra l'altro lui somiglia al veterinario vero, al mio vero veterinario. No, vabbè, basta ragazzi, sono stufa ad aspettare. Andiamo in un dolcetto del benessere e andiamo a casa. Mettiamolo nel guinzaglio e via. Non possiamo stare qui un'ora e mezza, insomma, dai. Allora, arrivati a casa, Anna sta dormendo, invece no, mi dispiace mia tesoro, ti devi svegliare. Cambia abito, cortesemente. Ti metti questo. Cos'hai? Divertimento ti manca? No, vai a grigliarmi. Fammi un pollo grigliato, dai. Anche Anna è già a letto. Ma invece la mando a farsi una doccia fredda. Anzi, un bagno, vai. Così si rilassa. Anzi, fate una doccia fredda che è proprio per la. Perché è furente. Tu tesoro, fai i compiti intanto. Porta qui Dean. Eccola qua. Ripulisci Dean. Adesso che Frida sta bene, non certamente grazie al veterinario. Perché i veterinari sono dei pigroni fuori di maniera. Sei sporca, cos'è? Che ti pulisci? Che carina lei che è venuta a fare i compiti accanto a mamma. Anzi, guarda, smetti di fare i compiti, fammi una cortesia, tesoro. Apparecchia. Coperto informale giallo, dai. Allora, io devo darmi pace con questa casa. Vi giuro, ho perso un'ora e mezza perché volevo rifarla, poi però non la volevo rifare, poi insomma, non trovo pace con questa casa. Lei ha finito. Ok, perfetto. Dove lo porti? Qui. Perfetto, invece noi lo portiamo. Lo prendiamo e ce lo portiamo qua. Appoggiamolo qui. Vabbè, ragazzi, stracco il bordo un po' fuori, pazienza. E poi chiamiamo a tavola. Andiamo tutti a cena, ragazzi. Ceniamo fuori in giardino, visto che è una bella serata. Tanto si torna lì. L'estate perenne, che per qualcuno magari potrebbe essere anche un sogno.
Tu cos'hai adesso? Ma ti ho dato il dolcetto, perché ancora male? Quando hai mangiato, dagli di nuovo il dolcetto del benessere. Non sarà mica incinta? Lo posso vedere se è incinta? No. Ah! Tra poco divento anziana. No. Ok, insomma, siamo tutti a tavola. Che bello. Dove sei tu? No, aspetta, prima mangia, dai, glielo diamo dopo il... Ma dove sei? Eccoti. Ecco, lo so, ti pareva che non finisse. Da qui che è arrivato lui ha già finito lei. E anche lei. Ma io vi voglio seduti tutti insieme. Anzi, sai cosa puoi fare tu? Ah, non ho comprato mai niente per farli giocare bambini fuori. Mi sembra arrivato il momento, voi che dite? Quindi mettiamo qualche gioco che io onestamente ora non mi ricordo neanche dove cavolo si prendevano. Ci credete? Sono una frana. Cioè, questo è inutile, a parte è vero. Compro quello dei bimbi adesso che praticamente... Se stanno crescendo, quindi è totalmente inutile. Vabbè, dai, allora fai così, gioca con io a scacchi, così vediamo se, anche se la vedo bigia. Allora, facciamo un po' di conversazione. Chiedi a tuo marito come è andata, anzi, mandagli un bacio. Poi chiedi a tua figlia, esprimiamo ammirazione. Chiedi com'è andata la giornata. Annusa gli abiti freschi di Bokaso. E poi la, no, io devo vederla questa interazione. Lei ascolta la radio. Che belli questi momenti in famiglia. Non riescono a farlo da... Oh, che carini! Riprendi un po' il dipinto, dai. No, anzi, non riprendere il dipinto. Vai, oh mio Dio! Dagli un dolcetto del benessere di nuovo e poi pulisci tutto. Apri questo, santo cielo! Ti prego, muoviti. Tu mi fai una santa cortesia, ripulisci. Tu... mi dispiace, fai evolvere, occupiamoci un po' di questo giardino. Vediamo se pesciamo subito quelle che devono essere. Ok, fai evolvere anche questa. Oh, aspetta, c'è l'interazione. Lasciamo stare. No, vabbè, raga, mi sta troppo di famiglia queste scene, vi giuro, le adoro, io le adoro. Mi piacciono tantissimo queste immagini del quotidiano. Che poi, vorrei dirvi una curiosità, come è nato The Sims? Cioè, allora, la mia passione per The Sims com'è nata? In realtà io ero innamorata di The Sims prima ancora di sapere che esistesse. Nel senso che io avevo sempre desiderato un gioco in cui... Si potesse comandare dei personaggi come se fosse una vita reale. Ma cos'ha questo cane? Sì. Santo cielo, no? Perché ora inizia a essere un po'... È peggio l'esorcista qui. Per cortesia, tu vieni ad aiutare perché... Cioè, non so che cavolo fargli, cosa fargli. Insomma, dicevo, desideravo un gioco... Come The Sims da sempre, mi sarebbe piaciuto gestire la vita di alcuni personaggi dei giochi, avrei voluto che poter andare a lavorare, decidere se farli sposare, avere figli. Però io ancora non avevo idea che esistesse The Sims. Finché un giorno, un bel giorno, ma dopo anni che nutrivo questo desiderio, vi giuro, era tantissimo che volevo questa cosa. Un giorno vidi su MTV, mi ricordo ancora, la pubblicità di The Sims 1. E da lì è stato amore. Perché
era esattamente il gioco che avrei voluto. Portala tu a fare un giro, visto, rincuora. Che hai fatto? Che problema c'è? Dai, portala a fare anche una passeggiata. Insomma, così è nata la mia passione. Cioè, qui non smettiamo più di pulire vomito, lei non smette di vomitare. Cioè, non facciamo un tempo a farne una che... Senti, prova a portarla a fare un giro. Poi niente, proviamo a fare una passeggiata, non lo so, magari una passeggiata le fa bene, magari no, non lo so. Tu hai un sonno diavolo, quindi fai una bella cosa, spegni e te ne vai a dormire. Intanto io vendo anche tutte queste cose. 280 simoleoni, 60, questi potrebbe guadagnare bene. 917, infatti. Vendi tutto, le mele le mettiamo in frigo, anzi, una ce la teniamo. Nigarbava. Mettiamola fuori. Perché volevo metterla come additivo nel bucato. E questa uguale. Anche un giglio lo voglio tenere come additivo nel bucato. 360, queste 140, ma sono solo 10, quindi vabbè, valgono molto. 300 la lavanda. Ah, li aveva lei dolcetti del benessere, figuriamoci. Lui è ancora qui che pulisce. Lei? Io spero abbia smesso. Hai preso... Grazie, pazzetta. Oddio, questo bug è agghiacciante. Lui è distrutto. Lei? Sta facendo una passeggiata, qui è sporco. Oddio, però mi infrange il coprifuoco. Ok, basta, torna a casa, dai. Visto che i suoi bisogni li ha fatti, possiamo tornare a casa e andare a dormire. E deve anche andare in bagno, assolutamente. Se la sta facendo sotto, piccolina. Quindi usa e poi dormi. Vai veloce, speriamo faccia in tempo perché lui è lezzo, ragazzi. Chi è che chiama Arianna a quest'ora? Non abbiamo fatto in tempo a scoprirlo. Dai, ti vai a fare una doccia, bravo, stai già andando. Frida, hai avuto una cosa? Stavi malissimo, povera cucciola. Dovresti andarmi anche fuori quasi, guarda. E poi dormi anche tu. No, no, la doccia andava bene che te la facessi. Vabbè, te la fai domattina. Lei? Ce la sta facendo. Dai, dai, che ce la fai. Ok, ci vediamo domattina anche noi, ragazzi. Allora, Arianna si è svegliata perché aveva il mostro sotto il letto. Annuso gli abiti freschi di bucata, no? Perché ora voglio vederla questa animazione. Poi abbraccialo affettuosamente per consolarla e dirle tranquilla che non c'è niente di cui aver paura, il mostro non ti farà alcun male. L'ho nebulizzato, se n'è andato. Perché levita? Bacia sulla guancia. E vediamo se riusciamo a finire la sua aspirazione, quindi apri, legge il bambino, legge Savanna. Tu come stai messa, tesoro? Avresti ancora sonno, però vabbè. Sì, in effetti sono le 5:36. Dai, Savanna, vieni. Anche perché oggi compie gli anni, quindi... Dovrebbe fare altre due partite a scacchi. Se io lei non la mandasse a scuola oggi. Savanna, Arianna lavora? No, perfetto.
Ah, ma è sabato, allora non va a scuola. Meglio così, così ci organizziamo anche il compleanno. Vediamo, lei è adolescente. È purtroppo di un anziano. Frida ancora non sta bene. Mannaggia. Non sono ancora passate 2 ore, Arianna, fermo. Fermo, ferma, volevo dire. Vabbè, riposalo, ne prendiamo uno nuovo. Apri. Questo uno a caso, non importa quale. Dov'è finito? Dov'è finito? Vabbè, questo ce la facciamo. Legge il bambino, Savanna. Ok. Tu tesoro, questo ce lo vendiamo, il giocattolo, eh? Che dici? Oh, qui abbiamo la foto di Frida, giusto, dobbiamo appenderla. Possiamo appenderla qui. Anche se ora qui devo rientrare in modalità costruisci. Il resto le vendo. Bene, tu poi vai a mangiare qualcosina. Anzi, facciamo così. Decido io cosa farti mangiare. E ti mangi. Fai un pasto veloce. Tramezzino al burro di arachidi e marmellata. E il latte. Sì, così tanto viene, vabbè. Dino invece lavora, vabbè, ma lui torna presto, relativamente. Allora però, Dean, svegliati, perché ti deve assolutamente fare una doccia. Buongiorno, mie belle donne. Questo bisogna che lo sposti un po', perché qui non mi piace, è proprio in mezzo ai piedi. Anzi. Ok, ho sistemato. Ecco, lei non ha finito di leggere. Per caso però è passata un'ora? Sì, perfetto, quindi tu che hai un sonno. Chi è che ha sonno? Lei o lui? Non ho capito. Comunque allora, tu vai un secondo in bagno. E poi torni a dormire un po'. Tu, tutto sommato, stai bene. Potresti giocare a scacchi, ma devi giocare con qualcuno o basta da sola? Gioca 3 partite a scacchi, oppure che debba giocare con qualcuno. Allora potresti giocare, ma tua sorella sta andando a mangiare, mi sa. Tesoro, te l'ho detto io cosa mangiare. Dammi retta per cortesia. Arachide e marmellata. Latte. Din, ok, ripuliscimelo prima di andare a dormire. Sì, prima di andare a dormire, buonanotte. Invita nel lotto attuale, magari qualcuno così può giocare a scacchi con lui. Oddio, sono le 7:40 però. Ashley Zetst. Vediamo se viene. Certo, un quarto all'otto di sabato mattina io la mangerei se mi telefonasse. E invece lei arriverà molto presto. Ok. Ok, cambiato il letto. Ho messo uno dei più costosi, quindi insomma, voglio dire, mi auguro proprio che possa recuperare il sonno con un po' più di rapidità. Poi ti fai una colazione. Anzi, vediamo se c'è qualcosa di già pronto. Per la colazione poco. Allora, facciamo così, serve la colazione. E fai delle frittelle che piacciono a tutti. Anche se lei, vabbè, ormai ha mangiato, ma insomma. E lei volevo farla chattare con qualcuno, visto che comunque non le piace uscire, non è una ragazza molto socievole in questo, no? Preferisce chattare con... che perfetto, solo persone che non sopporta, con cui ha litigato perché volevo farle scendere il controllo emotivo. Allora, chat e basta, magari. Mi conosci qualcuno? Contempla il bicchiere. Savanna sta giocando a scacchi. Sì, perfetto. Rallegramola anche. Così ci facciamo amicizia. Entusiasmiamoci per i dolci. Allora, lei. Ok,
Sta bene, ok. Arianna meno. Tra la fame, ha sonno, ha bisogno del divertimento, di farsi una doccia. Dai. Cosa fai tu? No, ascolta, fammi l'ultima così. Gioca con Ashley, almeno. Dovrebbe avermi finito l'aspirazione, la sua, sì, la sua aspirazione. Ho detto bene, stavo. E dai, non fa mai in tempo. Prendi una porzione. E poi ripone, cucciolotto, hai ragione, ora tra poco ti considererà la tua padroncina, Savannah, che voglio farle finire l'aspirazione prima. Anzi, non importa, guarda, te lo metto io in frigo. Dove vai? Sì, bravo, ottima idea. Vieni qui e guardati qualcosa, guardati un canale, non lo so, accesso pubblico civico. Spengiamo la radio. No, il sudore. Lin si accinge a usare la pancreatite, ma vede che l'ultimo sim vi ha lasciato sopra una pozza di sudore disgustoso. Deve affrontare il responsabile o limitarsi ad asciugarla? No, affrontalo. Che schifo, dai, un po' di educazione. Aumenta il rendimento piccolo. Qui spegnilo. Lui come starebbe messo con il lavoro? Eccellente, ma ancora non ha la promozione. Perché non facciamo mai l'incarico del giorno, fondamentalmente. Ma ormai lui non raggiungerà il vertice della carriera. Lei sta chattando. Perché per lei vorrei che trovasse, diciamo, il simino dei suoi sogni su internet. Su internet, ma c'è qualche adolescente recente, giusto per vedere. Fantasy Creatures. Ma per i bambini? Sì, peccato. E Novel Bank, Avant-Gardes, Enjoy Reading. Non so lei per cosa potrebbe essere. Oh, questo. Giocatori anonimi, però sono tutti. No, non sono tutti. Entriamo nel club, dai. A lei interessa alla fine questo, giocatori anonimi. Che facciamo? Andiamo? Anche se insomma volevo stare qui. Potremmo andare un pochetto, dai. Andiamo un pochino. Ed eccoci qua. Allora, vediamo se c'è qualche adolescente. Oh, lui è un adolescente, quindi. Andiamoci subito a parlare. Chiediamo della sua giornata, c'è qualche altro adolescente, lui, perfetto. No, lamentati del leader, mi sembra un po' assurdo. Chiediamo anche a lui della sua giornata. Il resto è un adulto, adulta, adulto e un bimbo. Isaia. O Isaia, come si vuole leggere, insomma, non lo so. Tu fai amicizia, fammi vedere come sono questi simmi. Lui ha la faccia simpatica, però. Anche lui. Secondo me lei potrebbe prendersi una cotta per lui. Discuti degli interessi. È seccolino, mi ricorda un po' Steve. Chiediamo della carriera. Parla del club. Gioca anche Tom. Bob, come si chiamava? 8. Non è terribile. Sfoggia l'app perché è da smanettone, quindi. Però è carino 8 in realtà. Mi piace il viso, è particolare. Vediamo lei con chi interagisce di più. Ora sta interagendo con lui in realtà, per cui è teso. Fanno un complimento perché magari lui, insomma, hanno gli stessi gusti, quindi. Si complimenta magari per il suo livello, al livello in cui è arrivato in ce la faccio a dirlo, Warcraft. Racconta una barzelletta sulle scimmie. E poi ci sono computer sim, però sono tutti occupati. Questo no. Potremmo andare a giocare una partita. Ok, dai. Torniamo a casa. Lei sta finendo di fare i compiti in camera di sua sorella non sarà per niente felice.
E poi potreste giocare con il trucco perché oggi è il tuo compleanno e vuole truccarsi per l'occasione. Tu quando hai fatto ti cambi. Wow, non fare la smarciassa però, Arianna. Da festa, vabbè, metti questo, non so qual è, però. Ah, ok. Mazza che eleganza, anche un po' troppo forse. Sì, dai, è decisamente troppo. Mettiti questo, molto semplicemente. Siamo a casa. Che carina che è Arianna, mi piace tantissimo. Ok. Mettila. Dove la metti? In frigo? Ok, apriamo. E aggiungi le candeline, ragazzi, ci siamo. Anzi, no, non prepararmi del caffè, ci ho ripensato. Svuotami questo e mixi la bevanda, fai del tè freddo. Lei sta giocando col trucco. Vorrei sapere come si concia. Martala. Sì, Savanna, tra poco il tuo compleanno. Diventi adolescente e ti truccherò io, dai. In maniera decente, perché di sicuro ora, tanto bene, non ti truccherai. Oh mio Dio, che bel pastrocchio si è fatta. Sarà meglio che ti lavi il viso, non sei venuta troppo bene. Ma la madre può dirgli qualcosa per questo? No, anche perché. Chiedi di ripulirsi, magari? Sì. Chiedile di ripulirsi, Arianna, perché la vede e dice: Dio, cosa hai fatto al viso? Chiedi di ripulirsi. Allora, lei però potrebbe. Imbarazzata? Ops, per il tavolo da toeletta. Savanna è piuttosto sicura che l'effetto del trucco è ben diverso sugli adulti. Beh, sì. Allora, ti fai una doccia velocissima e poi inviti qua il tuo amico. Anzi, i tuoi amici. Ah, lei è già qua, probabilmente. Invita nel lotto attuale. Tu, Arianna, riponimi tutti i libri. Dai, vai in bagno di là dopo, non ti preoccupare. C'è un altro bagno. Non so perché non piaccia quel water. Vogliono andare tutti di là. Tra l'altro dobbiamo far crescere anche Yuri. Racconto una barzelletta sui Mimi. Oddio, non lo voglio far crescere lui, giuro. Ragazzi, è una sofferenza per me questa. Hai fatto la doccia, sei ancora così sporca. Vabbè. Cambia abito. Ti metti questo. Porta tutto nella cesta, dai. È arrivato. Perfetto. Allora, facciamo crescere lui anche. Fai passare il tile sim Yuri Hacking. Poi vai qua. Anche tu. Ragazzi, è per questo che io non tolgo l'autonomia, perché mi piace vedere le interazioni automatiche. Per cortesia, qualcuno stia pronto a rimettermi le candeline. Vai subito a rimetterle. Non ti azzardato a toccare. Se qualcuno si azzarda a toccarmi, aggiungi le candeline immediatamente. Perfetto. Facciamo passare Arianna. Esprimi, sì, Arianna, volevo dire Savanna. Esprimi un desiderio con questo pastrone nel viso. Ma tuo padre sta dormendo. No, svegliati. Vieni qua. Tra poco, tra l'altro, tocca a te.
No, scusate, questa cosa devo fotografarla perché non si può vedere. Si è voluta truccare per il compleanno, ma il risultato è stato quantomeno pessimo. Sì, decisamente. Ok, dai, Rihanna. Tu stai pronta. Aggiungere candeline. Che carina! Aggiungi le candeline, veloce, veloce, veloce. Che tocca, purtroppo, a Dean. Assaggia la glassa. Vediamo con che tratto è cresciuta. Snob, no. Mi è cresciuta snob. Vabbè, pazienza. Ok ragazzi, io direi che faccio un bel makeover a tutti, poi ve li mostro velocemente e noi ci vediamo poi la prossima volta, quindi ci rivediamo tra pochissimo, vi faccio vedere Dean versione vecchietto, come sarà invece Savannah versione adolescente e anche come sarà Yuri Hacking versione adolescente. Ok ragazzi, dopo un'ora di orologio, letteralmente è passata un'ora. Finalmente ho finito di sistemare tutti. Ci ho messo un sacco perché gli ho messo anche più di un outfit a testa. Quindi, insomma. Allora, partiamo da lui, dal non protagonista, che vabbè. Lui è Yuri, che è diventato grande. Io ho modificato, ho tolto quel ridicolo abito che aveva. E praticamente l'ho immaginato come lo sportivo della scuola, del liceo, no? Quel giocatore di lacrosse o basket, non so. Lacrosse mi ispira. No, basket, perché qui abbiamo il basket. Poi abbiamo sistemato anche, ovviamente, i nostri protagonisti. Allora, lei è l'opposto di sua sorella, è proprio completamente l'opposto Savannah da Anna. Allora, lui è come è diventato Dean. Oh mio Dio, sono perfettamente sincronizzati, ragazzi. È impressionante questa sincronia. Potreste vincere le Olimpiadi. Comunque, questo è Dean. Non gli ho messo ancora capelli completamente grigi. Magari glieli metto un po' più avanti perché alla fine è appena diventato anziano. Non è che di colpo spam sbiancano capelli. Quindi ho messo quel castano già ingrigito. Però ovviamente tra poco, tra qualche giorno, sì, un giorno, quando arriverà a metà della barra, magari. Quando arriverà più o meno qua. Allora, quanti? 386. Vabbè, probabilmente perché è scaricato, non credo però che mi campi così tanto. Comunque, insomma, quando arriverà un po' più avanti, gli metterò i capelli grigi. Savannah, Savannah, la mia bella Savannah, lei ha solamente una cosa in mente: fare la cheerleader. Vuole essere capo cheerleader. E vi lascio anche un bel primo piano. Ne faccio anche qualche fotina. Io la trovo meravigliosa, mi piace veramente moltissimo. Guardate nella miniatura che faccia ha, è fantastica. Qui mi sono accorta che manca la carta apparati. E tu sai che potresti fare, tesoro mio bello? Potresti spazzolarla, accarezzarla e poi ci mettiamo a socializzare con lui. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata, perché credo che si sia già andati avanti abbastanza. Per cui ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like e un commento. Fatemi sapere anche se non vi è piaciuto, perché comunque anche come al solito lo dico sempre, le critiche aiutano a crescere, a migliorarsi, quindi purché siano costruttive e non contengano insulti, sono ovviamente ben accette. Vi invito a registrarvi, sì, dai, io ce l'ho con registrarvi, ragazzi, chiedo scusa. Vi invito a iscrivervi al canale nel caso non vengo a conto al bar, così da restare sempre aggiornati sulle mie nuove uscite. Quindi, insomma, iscrivetevi o campanella, come preferite. Tu vai a consolare il marito, le dai un bel bacio per dirgli guarda amore, io ancora. Yumbala.
ti amo. Comunque, e con questo davvero, con questo bacio di Arianna a Dean, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima volta. Sul sul!